out of my mind. One chance, we own. Take another look, you know that we gone. Came from the ground and we crawling up. You can feel it in your fist when you ball it up. Come on. Amici telespettatori del WWE Italian Show, ben ritrovati da Lewis e Mike, che vi danno il benvenuto dalla World Arena di Colorado Springs in Colorado. E partiamo subito con la grafica che ci preannuncia quello che molto probabilmente sarà il main event di questa sera. Christian affronterà l'irlandese Sheamus per una resa dei conti di venerdì scorso, quando i due stavano combattendo in squadra e Sheamus accidentalmente lo ha colpito con un bro kick. Quindi questa sera si avrà una resa dei conti. E poi tra poco, nel corso della serata, avremo un six man tag team match ancora una volta, sì. Una specie di rivincita, se vogliamo, tra Rey Mysterio e i fratelli Ross contro la Wyatt Family, cioè la zio Tobias. Ricordiamo che siamo nel Colorado Springs. Vabbè, perché ha apparso mo la... Ah, ecco, quindi ho anticipato. Hai anticipato? Vabbè. Perché stavolta già lo sapevo dove stavo. Bravo, bravo. Perché tu vai ho in un visto posto... l'insegna. Ma no? Perché tu hai visto un posto? Cioè, vai in un posto e non sai dove vai. L'ho visto, c'era l'insegna, quindi. Ne partiamo con il primo match della serata. È il primo ad aprire le danze. È lui. Faccia di capra. Capra, capra, capra. Sì. Vabbè. L'uomo dello yes, yes man, yes movement, Daniel Bryan. E vediamo quello che è successo 4 giorni fa a Raw, durante il match tra Daniel Bryan e Christian, con la vittoria di Daniel Bryan ai danni di Christian, con Kane che era fuori dal ring a vedere il match. E poi Kane, come state sentendo in questo momento, Kane ha assistito al match e poi ha detto: ti sancisco un altro match subito, ovvero contro di me. E qua poi Kane, invece di combattere con la cannocchiera della salute, qua Kane, ha inferito sul braccio sinistro di Daniel Bryan, indebolito da Christian durante il match già, precedente. Sì. Quindi Kane ne ha approfittato. Ha fatto, esatto, ne ha approfittato, ha inferito, gli ha fatto molto male al braccio sinistro. E dopo Kane si è andato tutto contento. E infatti ora vediamo Daniel Bryan con una fascia sulla spalla, se vogliamo sull'avambraccio sinistro. Insomma, contro di lui un assoluto abuso di potere da parte del direttore dell'operazione. Sì, e vuoi fare così funziona. È così funziona. Questa è la vita. Qua, certo, vuoi fare la vita. Ah, contro Daniel Bryan. Io vedo queste il Parkinson è venuto. Prego, la vecchiaia. Videmi, vuole va bene. Contro Daniel Bryan, il number one contender per il titolo intercontinentale, come stiamo vedendo adesso, cioè Jack Swagger, che a Elimination Chamber appunto userà la sua title shot contro il campione intercontinentale Big E. Title shot che si è conquistato in un Fatal 4-Way match a SmackDown a John e San Valentino. Esatto. Affrontando Mark Henry, Kofi Kingston e Rey Mysterio. Che è bello. E vince. Me lo sono ricordato. Sì, bravo! Partiamo subito con questo match tra Daniel Bryan e Jack Swagger. Tende il pubblico come Italia ci acconsente, sì. Perché? Rivolta a te. Perché? Va bene. A te sto aspettando. Daniel Bryan. Io parto, E parti. Sono un fiume in piena. Sei un po' in ritardo, però va bene. Daniel Bryan con la side headlock su Jack Swagger, che cerca di riversare la presa. Irish Whip di Bryan che si atterra. Io guardo la brutta copia di Garibaldi. L'altra bella! Sembra che sta. Ecco perché c'è il Parkinson. Ecco perché c'è il Parkinson. Ma poi appoggiato là come sta fa che sta facendo. Sembra che sta tipo su un ring della box. Sembra anche un gufo, però. Ma sembra anche un vecchio che va a criticare i cani cantieri. Uè, mastro. Questo è il casco su.
Uè mastro, guarda che ti muore, tu sarai che si rimpinge ma sera. Come un'altra volta. Ricordiamo Zeb Colter, che è il manager di Swagger e di Ndogne Cesaro, che sta pure lì a seguire i clienti. Esatto. Ricordiamo Zeb Colter, un raccoglitore di rape. Si è chiusa la caccia, quindi adesso va a raccogliere rape. Va a raccogliere anche gli sperm quando ha tempo di tempo. Però ci va col gilet con la cravatta. E ci va col gilet con la cravatta. Poi nel gilet qualche volta ci metti le attrezzature. Il metro. Qualche volta fa proprio ferramentare. Il taglierino. Ma me, sì, cioè il taglierino, c'è il metro, cioè il taglierino, il metro, le matite, cacciaviti. Quello per vedere se le cose stanno. Esatto, esatto. Come si chiama? La livella. Ah, la livella, bravo, la livella, bravissimo. Che c'ha il baffone. Da Techeco. E andando nel match ci sono anche più un cazzo. Va bene, fuori dal ring. Questa non male. Eh sì, Swagger butta Daniel Bryan contro il paletto, facendogli sbattere proprio il braccio infortunato. Peso morto, e lo riporta proprio sul ring. Sì. Per lo schieramento sono conti tu. Chi è mo? Rivediamo il replay di come Jack Swagger ha approfittato di questo infortunio di Daniel Bryan per danneggiare il suo arto e continua ancora infierendogli delle mosse di sottomissione sotto l'incitamento di Zeb Colter e Cesaro. Zeb Colter, la brutta copia di Garibaldi, visto che lui dice che ha unito i Real American, capito, fa il patriota, ha unito la Svizzera, ha unito la Svizzera con l'America. E salutiamo tutti gli svizzeri e tutti gli americani. E però, se voi siete amanti della musica, poi è anche la brutta copia di Verdi. Giuseppe Verdi. Mi spiace dirlo, il grande Giuseppe Verdi che è morto 200 anni fa. Ah, boh, poi c'è qualche erede, penso. Omonimo. Omonimo. Questo lo sei inventato questo. Li pudici forte. E ancora Swagger inferisce sul braccio semi infortunato di faccia di capra, detto anche Orazio per gli amici. Perché? Beh, ha detto anche Orazio per gli amici. Ma non padre. Ma non padre. Perché non è sposato. O non c'ha i voti poi a seconda. Non ha preso i voti. Non ha preso la vocazione. È insufficiente. Non c'ha la vocazione. È un somaro, ma non essendo non pervenuto a prete, non è pervenuto. Cosa dici? Va bene, le pagelle, non pervenuto, che pervertito. Lui non è pervenuto, ma tu sei un pervertito. Che sto facendo quello con le braccia alzate? Mi si appoggia le braccia. Aspetta, però, Daniel Bryan reagisce. 1, 2 e 3. Reagisce subito con la sua Bosaiku Knee Kick. Cioè, un match durato. Sono più fuori che dentro. Eh sì, sì. Però che comunque porta la vittoria a Daniel Bryan. E ora per Daniel Bryan la situazione è un po' complicata, perché lui è semi infortunato e mancano 2 giorni all'Elimination Chamber. Chi è che... Ma come vestire con mia nonna d'estate? Ma la nottina bianca va a fare il giardino, no? L'acqua le piante. Che fai? Sto a putarsi! Oh Gesù! Ma che sta a dire? Ma che ne so? È stronzato, che sta a dire? Ah, stai dicendo, ha appena annunciato un match fra Daniel Bryan e Cesaro. Cioè, tu hai sconfitto Jack Swagger, però adesso hai un secondo match, subito, right now, contro l'altro membro del Real American, Antonio Cesaro. E infatti Daniel Bryan è incredulo, però dice va bene, va bene. Lasciamo che sia così. Eh sì.
È pubblico. Quindi partiamo, quindi continuiamo subito con Daniel Bryan contro Antonio Cesaro. Si parte? Si parte, si parte. Ecco, suona la campana. Dopo un po' di pausa. Ora Antonio Cesaro. Che cazzo vuoi? Antonio Cesaro. Oddio, quanto è boss! Perché questa cosa? Che mi stai dando? La sosta. Che vedi in mano? Che vedi in mano? E cosa dici? I fili. I fili interdentali di ste cose. Che cazzo hai fatto? Mi sembri Brunetta. Ma mettici tu, mi sembravi tu però. Cioè, come? Io faccio Brunetta seduto basso e tu ce la facci perché Brunetta. Perché la sedia tua non traballa. Perché questa non traballa invece? Perché traballa? Eh? Perché traballa? Perché ci manca un piedino. A treppeto. Aspetta. Chi è? Che succede? Vabbè. Antonio Cesaro, Antonio Cesaro infierisce sul braccio sinistro, però sto comodo, infierisce sul braccio sinistro di Daniel Bryan. E purtroppo, secondo me sto passo, purtroppo Daniel Bryan ha due giorni dal pay per view, dando a Jack Swagger di brucia ancora la sconfitta. E forse la sta pure a tirare l'amico, perché dice, perdo io li perdo. E che tu vinci, io no. Perché tu vinci, io no. Beduino. Formaggino. E lui fa Nike. Buonanotte. Quella è buona notte. Buon Nick quello. Stille Nacht. Fare night. Non è vero. Salutiamo Christian. Perché? Perché Christian chi? Dior. Che ho detto fare night. Salutiamo tutti quanti, dai. Va bene, infierisce sul braccio sinistro Antonio Cesaro. E ora va per la body slam, però facendolo cadere sul braccio sinistro. E ora double foot stomp sul braccio sinistro. E va lo schienamento, solo conto di due. Praticamente il tuo messaggio che momo è arrivato. Benissimo, non bene, ma benissimo. Ah, questa fa male. Cesaro Antonio infierisce sul braccio sinistro, gliene sta a fare tutti i colori proprio. Beh, poi Cesaro sta giocando anche di astuzia, perché sa che se uno dei suoi cinque avversari andrà malconcio, un po' malconcio, ne sta doppiamente approfittando Cesaro. Nel Mission Chamber, quindi ne approfitterà. Quindi purtroppo di questo passo possiamo dire che Daniel Bryan partirà svantaggiato nella camera di eliminazione, quando lì dove lì invece dovrai combattere al massimo della condizione fisica, e purtroppo lui forse non ci arriverà di sto passo, non ci arriverà, perché anche avrà un braccio. E se proprio gli va male, potrebbe essere anche l'ultimo a entrare, il primo a combattere. Appunto. Una spallata, una ginocchiata sulla spalla, ovvero shoulder breaker.